Anche Gérard Depardieu entra a far parte del gruppo degli esiliati fiscali francesi. L'attore ha deciso di stabilire la sua residenza a Estaimpuy, in Belgio. Senza dubbio un luogo formidabile, ma appena un chilometro oltre la frontiera in territorio belga. Dopo che François Hollande ha promesso di tassare al 75% tutti i guadagni oltre il milione di euro annui, questo paesino ha visto l'arrivo di diversi milionari. Nemmeno il sindaco tenta di negare i motivi del trasloco di Depardieu. Ci ha detto che cercava la montagna, qualcosa di bucolico, ma non sono nato ieri. Credo che siano motivi fiscali a dettare la sua scelta. Le scelte politico-fiscali dell'esecutivo francese hanno scatenato la gara di vari paesi ad attrarre grandi capitali dall'esagono. Dalla California all'Inghilterra non è più solo la Svizzera ad essere considerata un rifugio per le grandi fortune. Un atteggiamento poco patriottico che indispettisce il premier Ayrault. Quelli che vanno all'estero non lo fanno per paura di diventare poveri, ma perché vogliono diventare ancora più ricchi. Se si vogliono risolvere i problemi di povertà e diseguaglianza, bisogna fare scelte politiche. Ideali e portafoglio, però, non sembrano andare di pari passo e nemmeno il carattere temporaneo di questa supertassa per ricchi sembra aver rassicurato le grandi fortune che continuano a lasciare la Francia, anche se sono icone nazionali come Gérard Depardieu. Thank you.